bisogna ascoltare i cittadini, che è il primo passo per fare della buona politica, ma oltre ad ascoltarli bisogna anche risolvere i loro problemi. Ecco, forse negli scorsi 5 anni abbiamo visto una giunta che ascoltava i cittadini ma poi non traduceva mai in fatti le richieste e la risoluzione dei problemi non avveniva mai. Quindi è importantissimo che ci siano delle persone sul territorio che riportino i problemi a Palazzo Estense e poi tramite i nostri consiglieri comunali fare guerra dura per risolvere i problemi e veramente dare soddisfazione ai tanti bisogni e necessità quotidiane dei cittadini di tutti i quartieri, non soltanto del centro, di qualche quartiere che magari viene un pochino privilegiato rispetto a qualche altro. Tra l'altro l'operazione, forse la più complessa, è quella di riconquistare la fiducia di quello che dovrebbe divenire l'elettorato, no? Ma la fiducia, devo dire, ce l'abbiamo ancora, e lo testimoniano le persone che comunque continuano a scriverci. Comunque è una città che abbiamo amministrato per tanti anni e quindi è ovvio che queste persone continuano a vedere nella Lega un punto di riferimento. Per il futuro vedremo, diciamo che ci ha punito più l'affluenza che il voto contrario nei nostri confronti, quindi le persone che ancora si interfacciano con noi sono veramente tante, e lo dimostra anche dalle segnalazioni e dal fatto che siamo qui in tanti quest'oggi. Senta, l'attuale amministrazione comunale, l'attuale giunta aveva promesso un coinvolgimento maggiore delle forze di opposizioni. Si sta rivelando tale o è rimasta solo una promessa? Ma io credo che la responsabilità di chi vince sia di governare, e quindi devono governare. Sul coinvolgimento vedremo, io non mi aspetto niente di apocalittico e di estremamente coinvolgente. La nostra disponibilità a collaborare c'è, ma se ci sono dei provvedimenti che risolvono i veri problemi dei cittadini, se è soltanto una cosa di facciata, se è solo macchigliaggio, non ci interessa.